Logos Web Radio. Ciao da Tiziana e Dimitri. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Oggi su Radio Blogos vi vogliamo presentare una sperimentazione teatrale che unisce diverse arti, teatro, pittura e scultura. Il 10 settembre 2010, in occasione della Notte Bianca Parigina di Bazzano, è stato messo in scena lo spettacolo Sfumature di donne, di e con Tiziana Vecchio e Dimitri Vin, con l'esposizione degli acquerelli di Laura Bracchi e delle sculture di Loreno Ricci. Lo spettacolo nasce dal desiderio di unire le differenti arti e di raccontare storie di donne, quattro spaccati di vita attraverso volti e corpi. Vengono presentate vicende comuni e straordinarie per avvicinare il pubblico all'arte dando voce e vita alle opere degli artisti. Stiamo per intervistare i due artisti, l'acquarellista Laura Bracchi e lo scultore Loreno Ricci. Perché vi siete messi in gioco in questo spettacolo? Ciao a tutti. Per la ricerca, mi piace la contaminazione delle arti, qualunque esse siano. E tu, Laura? Ciao a tutti. Più altro a me piaceva, io ho creduto molto nei due attori, in Tiziana e Dimitri, e ho creduto molto nel progetto perché mi sembrava un qualcosa di innovativo e da poter proporre anche in giro nelle gallerie di Bologna e di tutta Italia. Bene, e cosa pensate che possa dare in più alle vostre opere d'arte la performance teatrale? Ma più che altro mi sono resa conto che gli spettatori sono riusciti anche a capire, a dare un'interpretazione diversa alle opere che magari in una mostra normale in cui non viene spiegato niente, le persone danno la loro interpretazione senza dare un valore aggiunto alle opere. E tu, Loreno? A me piace pensare che prendano vita attraverso le voci e i movimenti degli artisti che li interpretano. Laura, come mai prediligi la rappresentazione di visi invece dei più classici paesaggi? Diciamo che i paesaggi per me sono dei soggetti piuttosto anonimi, mentre magari i visi o i corpi danno una carica emotiva che mi permette di interpretare un quadro in maniera più personale, ma soprattutto anche proprio più bello quando lo dipingo. E invece, come mai la maggior parte delle tue opere raffigurano volti femminili? Io credo che la figura femminile sia molto più armonica e quindi molto più bella anche da rappresentare. Magari un uomo ha proprio dei tratti anche duri e delle volte è bello rappresentare un uomo, però quando ha qualcosa di particolare. E Loreno, cosa vuoi trasmettere con le tue opere? Provocazione. Le mie sculture sono provocazione pura. Ho tolto i veli ad un dio divino, cercando di farlo diventare un po' più terreno, più mio. Ho voluto portare il divino possibilmente più vicino a me, con i suoi gesti più terreno possibile. Come mai hai scelto di scolpire solo alcune parti del corpo invece di corpi interi? Ho messo solo tre parti del corpo perché secondo me sono quelle più importanti. La cassa toracica, dove c'è il cuore, la vita, e l'organo riproduttivo, dove ci permette di procreare. E poi ho messo i piedi, che ci tengono attaccato alla terra, come portare giù Dio vicino a noi. Volevamo chiedervi, ma l'interpretazione degli attori è riuscita a cogliere l'essenza delle vostre opere? Laura. Allora, secondo me gli attori sono stati molto bravi, nell'interpretazione è venuta una cosa molto bella. Diciamo che mi sono ritrovata delle interpretazioni diverse dei quadri che avevo. Per esempio anche la donna con il volto, ho dipinto una donna con il volto a metà, e principalmente perché pensavo di rendere la doppia vita di una persona, nel senso proprio c'è la superficialità delle cose e poi dopo la profondità dell'essenza. E lì è stata interpretata non in un modo sbagliato, però una seconda interpretazione, quindi quello è stato una cosa anche molto interessante, capire che ci sono diversi aspetti di una stessa opera, e mi è piaciuto nonostante non sia proprio quello che volevo esprimere. Grazie. E invece tu, Loreno? Gli artisti sono stati molto bravi e sono riusciti a cogliere il senso delle opere e l'atmosfera che ha caratterizzato questa notte parigina e questi stralci di vita delle donne. Grazie. Ringraziamo Laura e Loreno per essere stati con noi. Chi non fosse riuscito a vedere lo spettacolo a Bazzano potrà assistere alla replica che si terrà alle Officine Minganti a dicembre, in data da definirsi. Questo podcast è stato realizzato durante il corso di Web Radio a cura della Blogos Web Radio presso il Centro Giovanile di Viola a Torrazza, www.blogos.it.